Una corona d'alloro è stata deposta questa mattina a Pescara in piazza Martiri Giuliano Dalmati per celebrare il giorno del ricordo, istituito con la legge del 30 marzo 2004, numero 92, e dedicato all'esodo di istriani, fiumani e dalmati e alle vittime delle foibe. La commemorazione dell'amministrazione comunale pescarese, di concerto con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è avvenuta in mattinata al termine della messa celebrata nella Chiesa dello Spirito Santo ed è stata seguita da un omaggio alla memoria di Norma Cossetto in Piazza Italia e dallo spettacolo recital del Florian Metateatro, a cura di Giulia Basel, Quell'Italia di là dal mare, sul canale YouTube del Comune di Pescara. È molto importante, per Pescara lo è ancora di più, perché qui a Pescara c'è una comunità di esuli giuliani, dalmati, istriani, molto inserita nel contesto sociale, ed è quindi giusto ricordare doppiamente questa vicenda, che è una delle tragedie del Novecento, perché poi le passioni risorgimentali sono diventate follie nel Novecento e hanno portato a incredibili tragedie, lutti, che noi dobbiamo ricordare per costruire un futuro migliore, soprattutto in questo momento storico in cui un infinitesimale virus ha dimostrato che gli uomini sono veramente poca cosa in questo mondo, che dobbiamo conservare e preservare, e soprattutto dobbiamo essere uniti. Poi questa tragedia è stata una tragedia particolare perché è stata per troppo tempo nascosta. Poi grazie a tutti coloro che hanno combattuto affinché questa vicenda italiana venisse messa alla luce, è riemersa e oggi la ricordiamo ogni volta, ma questo ricordo non ci deve essere soltanto il giorno del ricordo, il 10 febbraio, ci deve essere ogni giorno per cancellare tutte le tragedie del Novecento e per fare in modo che questo mondo sia migliore per tutti gli uomini. Qui la deposizione di una corona d'alloro in Piazza Italia al ricordo di Norma Cossetto. Sì, perché noi abbiamo voluto che ci fosse il ricordo di questa giovane che purtroppo è stata trucidata e infoibata, che deve essere da monito per tutte le tragedie che oltretutto coinvolgono le donne, perché poi le donne sono quelle che subiscono le tragedie peggiori. La Cossetto l'ha subita anche in maniera tremenda perché è stata per troppo tempo nascosta questa tragedia.